Caroline Smith ospite alla Vita in diretta ricorda il malore a Ballando 13 durante la puntata di oggi, mercoledì 2 maggio, del programma di Rai 1 La Vita in diretta, la coreografa Caroline Smith, ai microfoni della conduttrice Francesca Fialdini, ha parlato più approfonditamente del malore che l'aveva colta durante una delle pause della puntata di sabato scorso di Ballando con le Stelle 13, risoltosi nel migliore dei modi grazie all'intervento del conduttore Paolo Belli. La Smith, probabilmente a causa delle cure che sta affrontando, ha bisogno di mangiare più spesso, e ha l'abitudine di consumare dei cioccolatini durante l'arco della puntata dello show condotto da Milly Carlucci. Tuttavia, sabato scorso, i cioccolatini erano terminati prima del previsto. Poiché altri membri dello staff ne avevano preso qualcuno, Caroline si era quindi trovata, a un certo punto, a stomaco vuoto e con una forte nausea. Era stato allora l'occhio vigile e attento del conduttore Paolo Belli a ristabilire la situazione, che aveva portato alla collega della frutta. Il giudice di Ballando aveva già anticipato qualcosa riguardo al suo malessere dello scorso sabato sui social, concludendo il post con grazie Paolo, che adoro, punto esclamativo, aperte virgolette. Ballando con le Stelle 2018. Caroline Smith si racconta alla Vita in diretta. La coreografa britannica Caroline Smith fa parte della giuria del talent Ballando con le Stelle dal 2007, dalla sua quarta edizione, e sabato scorso si era presentata in puntata con i capelli rasati, risultato delle ultime terapie mediche alle quali si sta sottoponendo a causa del ritorno della malattia che l'aveva già colpita nel 2015. Oggi, intervistata da Francesca Fialdini alla Vita in diretta, ha anche trattato il suo nuovo modo di vedere la vita e la malattia stessa, essendo molto più cosciente di cosa le stia capitando, ma al tempo stesso con ancora più voglia di vivere e di combattere. Oltre a tutto ciò, la coreografa ha anche parlato di due suoi grandi amori, la danza e il marito Ernestino, con il quale è sposata dal 1997. L'amore per la danza è nato dopo le insistenze della madre, che per tenerla occupata le faceva praticare alcuni sport. Caroline inizialmente era attratta dalla ginnastica artistica, ma poi si è dedicata interamente al ballo in seguito a un infortunio. Mentre, con l'attuale marito, la storia è evoluta dopo che la Smith aveva divorziato dal suo primo compagno, mentre Ernestino era interessato alla donna già da quando accompagnava a lezione da lei la sua, ormai ex, fidanzata. I fan della coreografa potranno rivederla questo sabato nella semifinale di Ballando.